Vorrei partire con lei da una foto che la ritrae sorridente al fianco di Pietro Ingrao il giorno in cui presentò la sua autobiografia Volevo la Luna. Luciana Castellina, voleva davvero la Luna Ingrao? Le racconterò che sono stata molto polemica con quel titolo che lui aveva dato a quel libro, perché poteva sembrare che lui volesse una cosa impossibile. Invece lui proponeva una cosa che era molto realizzabile, e cioè proponeva una linea che non era affatto astratta, ma era molto concreta, e che purtroppo non è stata adottata. Come possiamo riassumere quella linea che appunto purtroppo lei dice è stata mancata? Ingrao era uno che sapeva e voleva ascoltare. La prima cosa che faceva era di chiedere al suo interlocutore: ma tu come la pensi? Ma tu cosa proporresti? È una cosa che oggi sembra la luna, per l'appunto. E poi è una questione di contenuto. Pietro Ingrao aveva condotto un'analisi, questa è stata la posizione, come dire, degli ingraghiani, ed era la percezione che la società italiana era cambiata, era una società di capitalismo avanzato, dove già stavano emergendo tutte le contraddizioni, che non era un'Italietta che doveva ancora aspettare di fare la rivoluzione democratica, che il cui solo compito era di allinearsi e diventare normale agli altri paesi avanzati d'Europa. E questo lo aveva avvicinato molto al 68, e poi credo che sia emerso con grande chiarezza quanto non avere capito come stava cambiando l'Italia abbia influito negativamente su una linea conservatrice del Partito Comunista. E poi Ingrao è stato anche il primo ad essere polemico contro il modello sovietico, a differenza di come è stata la sinistra di tutti i partiti comunisti del mondo. La sinistra nel Partito Comunista era molto più polemica nei confronti del modello sovietico. Lei è stata tra i fondatori del manifesto che vennero radiati dal PC. Prima Pintornatoli e Rossanne, Magri, poi lei è parlato. Ingrao invece continuava, come dire, la sua lotta da dentro il PC. Come funzionava tra voi questa distanza? Ma no, c'è stato un momento difficile. La sua frase era: bisogna stare nel gorgo, intendeva con questo, bisogna stare con la maggioranza, non per opportunismo, ma perché non ci si deve isolare in una posizione minoritaria. Però era anche più facile farlo per noi, che avevamo posizioni di molta minore responsabilità nei confronti del partito. Lui aveva una posizione di primo piano, una sua rottura sarebbe stata una ferita molto pesante. Colpiscono anche le foto in cui ancora ottantenne, novantenne lo si vede con il pugno alzato in manifestazione. Ecco. Esattamente, e poi vorrei dire, e che mi pare una cosa molto importante, è anche vecchissimo, lui ha avuto una grande assonanza con i giovani, e tutti i suoi, penso ancora ai suoi ultimi discorsi, applauditissimi sempre in ogni occasione, al forum sociale europeo, a Firenze, insomma, lui non ha mai perso il rapporto con i giovani, questo vuol dire qualche cosa. Tant'è che sul suo sito lui scrive: internet non è un mezzo consueto per chi è nato nel 1915, però dice ai ragazzi, ai giovani, a chi legge: il mondo è cambiato, ma il tempo delle rivolte non è sopito. Buona esplorazione. Secondo lei, Castellina, qual è l'esplorazione che bisogna raccogliere e portare avanti adesso che non c'è più Ingrao? Innanzitutto il coraggio di capire le grandi novità. Penso ad oggi, se non si capisce che i profughi, i rifugiati sono un fenomeno inevitabile della globalizzazione, e si pensa che il problema vada risolto con una piccola quota là, una piccola quota là, vuol dire non capire niente. Forse il testimone da raccogliere è anche la sua vena antimilitarista, che in questo momento, in questi giorni, può essere utile. La rottura che ha fatto con il DS è stata, ricordiamolo, fu perché lui ancora dentro il partito votò contro l'intervento militare in Iraq, la prima guerra dell'Iraq, e Dio sa quanto quell'intervento sia stato catastrofico, le conseguenze le vediamo ancora oggi. Ma invecchiando continuava a pensare che le cose avrebbero potuto cambiare, lui sempre così combattivo, o era più rassegnato? No, non è mai stato rassegnato. No, no, era consapevole delle difficoltà, ma però era un cocciuto ciociaro.